Stamattina un talk veloce, chiamo sempre Litiano, quello di ieri sera, e mi occupo sempre di forensics. Oggi prendiamo una piccola cosa simpatica che utilizziamo nella forensics per chiacchierare un attimo e parlare di un programma molto interessante che è Volatility, che è un programma per fare l'analisi della memoria, estrarre delle informazioni dalla memoria RAM di un qualsiasi tipo di computer. Oggi parliamo in particolare di un PC Windows, perché il talk nasce come un gioco di recuperare la password del collega che lavora con voi su un server, oppure gli vedete che ha il PC aperto e gli fate un dump della memoria fisica. Lo scopo qual è? Da cosa nasce questo talk? Fino a diversi anni fa, quando si facevano i sequestri, la prima cosa che si faceva si prendeva il computer e se lo si spegneva. La modalità corretta o meno, ma l'idea era quella di spegnere il computer. Poteva essere un PC, un Mac o qualsiasi altro dispositivo. L'idea attuale qual è? Attenzione, in memoria abbiamo un sacco di informazioni che possono essere molto utili per poter eseguire un'analisi, fare un profilo ed esportare poi delle evidenze che potete utilizzare nell'ambito che vi interessa. Allora, l'idea è quella di eseguire sempre un dump della memoria prima di spegnere il server o il computer. Oggi che cosa faremo? Vi farò vedere che con una chiavetta USB e con un programmino installato dalla chiavetta USB, se voi avete la possibilità di avere accesso fisico al server in oggetto o al PC, potete tranquillamente portarvi via la RAM. Lo potete fare anche remoto, però il giochetto di questa mattina è: il mio collega ha lasciato il PC acceso, è amministratore del PC, io non faccio altro che rubargli, fargli un dump della memoria e recuperare la sua password dell'utente. Che cosa vi serve? Allora, avete bisogno appunto di un target e naturalmente ci deve essere qualcuno che si è loggato su questo target, ok? Vi serve soltanto una penna USB con dentro un programmino per fare il dump e vi serve poi una postazione, la cosiddetta postazione forense, dove fra i vari tool che avete installati c'è anche Volatility. Volatility è un ottimo prodotto open source, molto modulare, con diversi plugin, e andremo a osservare uno dei plugin più interessanti che è stato sviluppato questa mattina, che consente sostanzialmente di recuperare la password dell'utente di Windows. Ma questo è soltanto un milionesimo di informazioni che si possono estrarre dalla memoria. Ce ne sono tante altre e molte più interessanti. Quelle che interessano, diciamo noi, nell'ambito forense sono le chiavi di memoria che vengono utilizzate per criptare il disco. Stiamo parlando di BitLocker e di TrueCrypt. Con TrueCrypt, se riusciamo tranquillamente a recuperare la password, la chiave che c'è in memoria, con BitLocker su Windows 10 dicono di sì. Io ho fatto un paio di tentativi, ancora non ci sono riuscito, però si dice che si riesce a recuperare la chiave di BitLocker per poter poi decriptare il file system, che su di dispositivi portatili e soprattutto aziendali può essere molto comodo. Allora, andiamo avanti. Questi sono io ho cercato di darvi più informazioni possibili sulle slide, in maniera tale che se qualcuno vuole effettuare questa cosa per i fatti suoi a casa lo può fare tranquillamente. Quindi vi ho messo sulle versioni dei vari prodotti che ho utilizzato e vi ho messo anche all'interno il link dove scaricare quello che vi può essere utile. Allora, lo strumento più bello del mondo, che è FTK Imager Lite, è lo strumento che conoscono tutti quanti gli esperti e non che fanno digital forensics, perché è uno strumento che consente di fare molteplici operazioni. La caratteristica della versione Lite sta nel fatto che può essere infilata all'interno una chiavetta USB e non serve essere installato. C'è anche naturalmente la versione installabile a meno. È uno strumento che tutti chi fa forensic conosce e usa quasi abitualmente. Dopodiché c'è Volatility, la versione 2.5 che è da un po' uscita. Io l'utilizzo sulla mia postazione forense che è un Mac OS X. La potete installare anche all'interno di un'altra macchina Linux, potete usare anche delle versioni standalone sotto Microsoft, però
però non ve lo consiglio perché sostanzialmente sono delle versioni standalone con dei plugin già messi all'interno, non potete incrementare o potenziare diciamo, le capacità. E poi è anche carino ogni tanto mettersi lì e installare anche su sistemi operativi che non siano espressamente Microsoft. In particolare vi serve un plugin, vi ho inserito all'interno del talk il link Mimikatz dove lo potete scaricare e lo infilate sostanzialmente in pancia a Volatility. Vi servono sostanzialmente un quarto d'ora, forse anche meno. E lo scherzetto è comodo anche in ambito aziendale, nel senso vi collegate sul server dove magari ci sono 3-4 colleghi che stanno lavorando, fate un dump della memoria e sostanzialmente vi andate a recuperare le password dei vostri colleghi. Adesso questa non è un'istigazione a fare questo genere di attività, ma sappiate che comunque è una cosa che si può fare. Però all'interno potete esportare altre informazioni, quindi questo è soltanto, tra virgolette, un gioco, una demo. Il programma che, se qualcuno non lo conosce, è FTK, sostanzialmente è molto semplice. Voi infilate la chiavetta USB, una volta che viene riconosciuta, stiamo parlando di un sistema Windows, cliccate sull'eseguibile, c'è un tasto molto semplice che dice OK, fammi il dump della memoria. Anche qui nell'ambito forense non è che state facendo un'acquisizione che non sporca assolutamente nulla, perché una volta che avviate il programma all'interno del sistema Microsoft, non fate altro che caricare in memoria un programma, tra virgolette, estraneo, quindi andate a sporcare la memoria. Quando voi poi fate il dump della memoria con questa modalità, andate anche a prendere quel pezzo di memoria utilizzato da questo software. Quindi sappiate che qui state sporcando sempre l'evidenza. Però in questo caso non è un grosso problema. Ricordatevi una cosa molto importante, quando si fanno questi giochetti deve essere tutto preparato perché avete 15 minuti di tempo, quindi se utilizzate una chiavetta, una pennetta USB deve essere formattata non in FAT32 ma in NTFS perché il dump della memoria sono di solito, se si parte dai 4, 8, 16 o 32, ok? Questo è soltanto per farvi capire che se dovete fare questo giochetto a qualcuno dovete essere preparati su tutti i dettagli, come di solito nella forensic si fa. Una volta che lanciate, dump della memoria, c'è un contatore che vi dà un'idea della quantità di memoria che sta dumpando. Sostanzialmente per fare 8 giga impiega meno di 10 minuti, quindi avete bisogno di una decina di minuti per fare l'operazione. Una volta che voi avete dumpato la memoria siete a posto. Ci sono altri sistemi, ce n'è uno simpatico, stavo appunto ridendo adesso con Ghiraldini, sul fatto che esiste un documento Microsoft che c'è la possibilità di far fare il dump al sistema mandandolo in crash, avendo prima configurato che in caso di crash di fare un dump non minimale, ma un dump totale. È una cosa molto simpatica che a volte avviene in maniera naturale mentre state lavorando sui sistemi, non è voluta in questo caso qui. Questo è un documento ufficiale Microsoft, quindi c'è sostanzialmente una serie di chiavi di registro da andare a modificare e dopodiché si danno alcune combinazioni di tasti nella tastiera e se non avete un XP, perché questo qui non funziona su XP, tecnicamente dovrebbe andare in crash. Nel momento in cui va in crash lui fa il dump della memoria, dopodiché una volta che ha fatto il dump lui si riavvia, voi non fate altro che andare dentro e di andare a recuperarvi il file per poterlo poi andare in pasto al vostro prodotto che in questo caso è Volatility, no? A questo punto ogni tanto mi viene da pensare, ma tutte quelle volte che ad esempio nei sistemi storage vanno in dump lo storage e quelli mi fanno l'analisi della memoria, non è che mi recuperano anche la mia password, mi verrebbe da pensare, no? Perché poi uno dice, noi facciamo i dump, li mandiamo su al laboratorio, chissà effettivamente cosa guarda dentro il laboratorio. Vabbè. Andiamo avanti. Una volta che avete il dump della memoria, sostanzialmente il vostro lavoro è fatto, partite con la pennetta USB, scappate, andate dove volete e finalmente arrivate nella vostra postazione forense. Tanto per dire due cosine, uno si chiede, ma la postazione forense com'è fatta? Avete un sistema operativo che può essere qualsiasi volete, ma la maggior parte dei casi i tool che l'esperto forense usa perché le regole del mercato impongono che dovete fare tutto in maniera più veloce ed essere sicuri su quello che fate, è un sistema Microsoft sostanzialmente, quindi avete un Windows,
Non vi consiglio Windows 10, ma magari rimanete ancora un po' su Windows 8 o Windows 7. Avete dei tool installati commerciali e sono i tool commerciali che vi impongono purtroppo di utilizzare Windows, se utilizzate dei tool commerciali, però di solito i forensi, avendo 3, 4, 5, 6 casi in parallelo, sono costretti ad utilizzare questi generi di tool. Non installate l'antivirus, naturalmente, l'antivirus non ci va su queste postazioni, la postazione non deve essere assolutamente collegata in internet. Se dovete fare dei test in internet utilizzate delle sandbox, utilizzate quindi sistemi VMware dove buttate dentro i vostri tool e mi raccomando non usate dischi criptati, non perché non si può fare, ma soltanto perché portano via cicli di CPU e basta, poi l'accesso al disco è sempre lo stesso. Questa sostanzialmente è una postazione forense e naturalmente deve essere una postazione dove ci lavorate soltanto voi, quindi ognuno ha. Io di postazioni forense ne ho diverse perché in base a quello che faccio. Se devo fare l'analisi dei telefoni utilizzo i tool commerciali purtroppo e quindi uso Microsoft. Se devo usare Volatility, ad esempio, lo uso su una macchina virtuale OS X perché comunque l'esperto forense deve avere una visione a 360 gradi di sistemi operativi, no? Dovete comunque essere un po' dei tuttologi e per imparare come funziona il sistema operativo la cosa più semplice da fare è quella di utilizzarlo, no? Perfetto. Fatto questo, vi scaricate Volatility. Per Mac, questi sono i sorgenti, dopodiché bellissimo link che ci deve essere qui, che vi spiega come installarlo all'interno di Mac. È fatto per Maverick, ma funziona tranquillamente anche sulle ultime due versioni che sono uscite. Vi servono i profili. Volatility, che cosa fa? Fa un parsing, no? Guarda tutto quello che è dentro e cerca di fare il parsing con una serie di informazioni che lui ha. Per fare il parsing, lui deve sapere com'è strutturata quella memoria, perché ogni computer, e parlo di computer perché può essere un dispositivo diverso, è fatto quindi un PC o un Mac, oppure può essere anche un sistema RISC di altro modo. Ognuno ha una gestione diversa della memoria e a Volatility voi gli dovete assolutamente dire: guarda, che questo qui è la memoria che arriva da un PC Windows, questo invece è una memoria che arriva da un PC Linux perché hanno un sistema di gestione della memoria che è diverso, dipende molto dal sistema operativo e all'interno del sistema operativo da versione all'altra cambiano alcune cosine. Quindi dovete scaricare i cosiddetti profili. Allora, Volatility di default ha tutta una serie di profili, ce ne sono degli altri per Mac e Linux che li potete scaricare tranquillamente in questo link e sono sempre aggiornati. Può essere comodo perché se dovete fare l'analisi di un Mac, di default non ce li trovate tutti all'interno di Volatility. Quindi potete usare questi link lì. Poi vi serve questa simpatica plugin, Mimikatz, che sostanzialmente è quella che va a cercare la password dell'utente Windows. Fatto questo, una volta che avete lanciato Volatility, è molto un tool da riga di comando, non c'è niente di interfaccia grafica. Vi fa vedere la lista di plugin che avete a disposizione, ovvero la lista di script che vanno a cercare un qualcosa di specifico. Questi sono i comandi per poterlo lanciare e questo qui invece sono una descrizione delle operazioni che quello specifico plugin va a fare. Questo cosa significa? Che c'è una comunità a parte che scrive dei plugin appositi per poter estrarre informazioni specifiche dalla memoria. Quindi immaginate la potenzialità che c'è dietro questo tool, anche perché in memoria sostanzialmente ci va tutto, qualsiasi cosa, dai programmi che sono aperti alle connessioni di rete che voi avete, alla lista delle stampanti, a pezzi di documento che comunque state stampando. Quindi in memoria voi avete una grande quantità di informazioni che fino a qualche anno fa si ignorava, adesso effettivamente si sta cominciando ad utilizzarla il più possibile. Per poter in questo caso esportare le informazioni dal dump che avete dato, utilizzate questo bellissimo comando, sostanzialmente si richiama uno script in Python, e si dice di utilizzare il modulo Mimikatz diciamo essere eseguito all'interno di questo dump di memoria utilizzando questo profilo. Questo cosa vuol dire? Che io avevo all'interno, ho fatto il dump della mia memoria all'interno di un Windows 7 se vi spacco uno. Ok? Lanciate questo cosino, questa sono una serie di profili, aspettate più o meno
2 minuti e a un certo punto vi compare lo username associato alla password in chiaro messa tranquillamente lì, in meno di 10 minuti. La domanda che uno si fa è: ok, adesso che ho recuperato la password dell'utente, cosa faccio? A parte degli scherzi sui sistemi, che se poi ci si può sbizzarrire, quindi al lavoro, per il forense recuperare una password può essere molto utile, perché quella password può essere utilizzata per criptare dei dischi esterni, oppure può essere la stessa che viene utilizzata nel telefono cellulare, oppure può essere la stessa password che serve per backupare il backup criptato dell'iPhone. Quindi tutte queste password qui che stanno all'interno delle evidenze per l'analista forense sono comode perché possono essere messe da parte e possono essere utilizzate per attaccare dei dispositivi o dei contenitori che sono criptati. Ok? Quindi questo veloce, dovremmo essere nei tempi, questa veloce introduzione vi fa soltanto vedere le potenzialità che ha questo volatility, la possibilità con una chiavetta USB di fare un dump fisico di un PC e di esportare tranquillamente la password dell'utente, no? Ricordatevi che poi la password può essere usata, può essere la stessa nella posta elettronica o in altre cose. Ok? Io direi che ho finito qui. Se non avete domande, vi saluto, vi volevo salutare. Domanda, durante la fase di dump è possibile che il software FTK, mi sembrava si chiamasse, Sì? è possibile che venga intercettato da antivirus o No, meccanismi di allora, protezione? ok, FTK, allora, partendo dal presupposto che per fare il dump della memoria purtroppo bisogna essere amministratori, è quella piccola cosina che magari uno non fa caso, ma bisogna avere la possibilità di fare il dump di tutta la parte della memoria. No, FTK non fa delle chiamate che vengono viste dai sistemi antivirus o di intrusion detection system che lo possiamo vedere come con un codice malevolo. Naturalmente. È un discorso molto relativo quello che io faccio, perché se domani mattina McAfee cambia le sue policy e dice ok, un pezzo del codice di FTK è malevolo, io lo faccio risultare come un tentativo di intrusione, è chiaro che quello viene diciamo, visto, no? Però è tutto molto relativo in informatica, no? Quello che adesso vale adesso, magari il prossimo mese non vale più. Comunque attualmente con FTK non se ne accorge nessun tipo di antivirus, no? Da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Ok? Altra domanda? Prego. Scusi, a livello forense, come diceva, Prego. se ci Dammi fosse da pure del tuo. fare questa, grazie, se ci fosse da fare un'analisi di questo tipo, come si riesce a fare senza sporcare appunto la memoria RAM? Allora, si va a guardare direttamente il file di swap. Se ti consegnano un hard disk, no? Ti danno, come di solito succede, ma di solito non ti danno proprio un hard disk, ti danno un computer, no? Proprio intero. A volte ti danno anche il mouse, la stampante e tutto il resto, no? Che per certe cose può essere comodo perché se sono in una famiglia, no? Voi immaginate se per un reato di pedofilia, no? C'è un computer dove non c'è la password di accesso e quel computer lì è a disposizione di tutti, no? Allora, in quel caso lì dicono che okay, abbiamo trovato delle immagini pedoporno. Perfetto. Chi utilizzava quel computer? Ah, il computer è aperto. Ognuno poteva tra virgolette, accedere. Che cosa facciamo? Si può pensare all'idea di verificare le impronte digitali che sono all'interno della tastiera, no? Quindi per certi aspetti potrebbe essere anche una buona idea, mentre nel passato in realtà si prendeva tutto perché nel dubbio si porta via tutto, no? Portiamo via anche le porte di casa. In questo caso qui si va a fare un'analisi del file, se è un portatile del file di ibernazione, se è un PC invece normale, si va a vedere sullo swap se si riesce naturalmente a recuperare un po' di cose. Però è tutto molto relativo, no? Dipende molto da tu. Ok? A posto così? Perfetto, ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima.